Allora, adesso parliamo, iniziamo tutto il discorso sullo scambio, proprio sull'accordo delle parti. Accordo delle parti e la conclusione del contratto, quindi la fase proprio della conclusione del contratto, che si assume mediante l'accordo delle parti che viene espresso con delle dichiarazioni di volontà. Però, diciamo che innanzitutto dovremmo trattare. Adesso qui esponiamo solo gli argomenti, poi in diverse sezioni trattiamo tutti gli argomenti specifici. Allora, prima sezione dovremo trattare proprio le modalità di conclusione del contratto, perché ce ne sono tre tipologie differenti, cioè c'è la modalità che si fonda appunto su uno scambio di dichiarazioni reciproche e una modalità invece che si fonda, diciamo, sull'assunzione di un comportamento concludente, che è sempre una modalità comunque per esprimere una dichiarazione, ma diciamo differisce appunto dalla prima modalità. E poi c'è un'altra modalità di conclusione del contratto che invece si assume senza accettazione dell'altra parte. Questo avviene quando, diciamo, un contratto riguarda, appunto, la conclusione del contratto riguarda un contratto con obbligazione a carico del solo proponente che, siccome si ritiene che determini solo vantaggi nell'altra parte, fa sì che lo stesso possa essere accettato, cioè possa essere concluso anche senza accettazione dell'altra parte. E vedremo poi la differenza anche tra questa tipologia di contratto, ad esempio un contratto come la donazione, dove pur, diciamo, trattandosi di una liberalità, invece si consente all'altra parte appunto di esprimere, di rifiutare, no? L'eventuale donazione. Quindi, diciamo, esaminata questa prima sezione sulle diverse modalità di conclusione del contratto, analizzeremo, diciamo, lo scambio di dichiarazione, cioè diremo alcune cose sulle tipologie di dichiarazione, quindi parleremo di dichiarazione espressa, dichiarazione tacita, dichiarazione recettizia, dichiarazione non recettizia. E poi parleremo, diciamo, sempre con riguardo alla dichiarazione di volontà, diciamo, per introdurre il discorso sulla proposta e l'accettazione e la disciplina che ne consegue appunto nella prima parte della sezione prima del capo secondo del secondo titolo del quarto libro, parleremo diciamo, diverse tipologie di dichiarazione che non determinano una proposta contrattuale, ma qualcosa che invece va distinto, ovvero, diciamo, l'invito a proporre o ad esempio anche l'offerta al pubblico, no? Che si differenziano appunto dalla proposta contrattuale per determinate caratteristiche. Dopodiché parleremo appunto della proposta e dell'accettazione, analizzando proprio la disciplina contenuta nella sezione prima sull'accordo delle parti. E chiaramente approfondiremo di volta in volta appunto tutte e tre le modalità di conclusione del contratto, appunto nella prima sezione, ma poi anche di volta in volta con commenti vari. Infine dobbiamo trattare la parte, pur sempre disciplinata e sempre tenendo appunto riferimento alla disciplina contenuta sulla sezione prima dell'accordo delle parti, del capo secondo, appunto del titolo secondo e quarto libro, e parleremo pertanto della revoca della proposta e dell'accettazione, e anche di altre cose come l'opzione e altre cose, insomma, che comunque sono riconducibili a quell'argomento. Quindi partiamo appunto con le tre diverse modalità di conclusione del contratto.